Il Premier Mario Draghi in audizione alla Camera in vista del Consiglio UE spiega che l'aumento del costo dell'energia è legato a cause congiunturali come la ripresa economica globale, strozzature negli approvvigionamenti. Questi fattori transitori dovrebbero essere almeno in parte superati nel corso del 2022 con la normalizzazione dei consumi e il superamento dei colli di bottiglia. Il governo sottolinea si è impegnato a contenere l'incremento dei prezzi, ma è pronto ad aggiungere nuove risorse. Cabina di regia per PNRR. La settimana prossima ci sarà una cabina di regia per approvare la relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano nazionale. Nel documento sarà illustrato lo stato di realizzazione del piano, riforme intraprese, investimenti avviati, organi preposti al controllo e alla valutazione delle misure. Il governo farà il punto su 51 obiettivi da realizzare entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda l'emergenza migranti, nel Consiglio europeo si parlerà anche di migrazioni. L'Italia pone di nuovo questo tema con determinazione, anche a seguito del numero elevato di arrivi che ci sono stati in questi mesi, scesi sotto la quota di 6.900 e hanno raggiunto un picco di oltre 10.000 ad agosto. Con l'introduzione delle restrizioni pandemiche, le sporadiche redistribuzioni tra i paesi europei dei migranti sbarcati in Italia si sono interrotte.